queste razze hanno una visione loro di interpretare la cerca, il terreno, che dà un'ansia d'animo che altre razze non danno. Loro, questa loro incertezza che hanno sempre li porta ad avere quell'espressione di eleganza e di cerca che è naturale, è innata, quella non gliela insegna nessuno, quella ce l'hanno loro dentro, proprio la loro psiche. Quella è la grandiosità di questa razza. Non sono i 35 kg, quello lì è quasi negativo, però tutto fa passare vedendo in quel modo, il modo di lavorare, il modo di esprimersi, di ricercare il terreno, proprio quasi vanno in catalessi. Così facendo il cacciatore ha anche la tranquillità nel seguire il soggetto, nel guardare anche lui il terreno, il modo di lavoro. Non ha lo stress della prontezza e di dover correre. Il cane dà la tranquillità, proprio uno se lo gode perché si ha il tempo di fare assieme a loro. Pur essendo un cane vivace, non sono cani che stanno ai piedi, anzi, vanno fin troppo. Si scrivono i libri sui cani, bisognerebbe scrivere un libro per ogni cane e per ogni cane preparato. Che sì, i metodi sono quelli, ma i tempi sono diversi di applicazione. È un mondo che non è mai finito, mai a dire so tutto, perché non si sa nulla. Il cane lascia sempre qualcosa, sempre il tuo punto di domanda, e forse è la bellezza di questo ambiente, quello che mi stimola sempre di più. A volte quando si lavora i cani si è spesso anche solo in campagna e si va a finire a parlare col cane. Ora, parlare a questi cani sembra, non è che sembra, è la realtà, loro ascoltano e col ragionamento, con le parole, quindi loro, essendo pensatori, ti sembra che ti ascoltino e ti capiscono. Questa è una particolarità che le altre razze non hanno. Il continentale italiano ti guarda, ti osserva. Magari ti osserva per fregarti, però intanto lo fa, ti guarda, ti osserva, ti studia. Io vengo da famiglie contadine, sia da parte di mio padre che da parte di mia madre. Fin da bambino il cane per me era la compagnia del cortile. La passione è logico che viene data dal fucile. Il mio nonno è cacciatore, quindi il giovane vede il cacciatore, pensa sì al cacciatore ma pensa al fucile. Quel giorno che puoi prendere in mano un fucile ti senti uomo e sei bambino. Poi, cominciando la caccia, quindi lo sparo, sempre avendo avuto in famiglia i cani, perché il bracco italiano in casa mia c'è dal 67, che era una Laika dei Ronchi, una cagna che era stata regalata a mio padre, che era del Cavalier Ciceri, straordinaria, da lì il bracco non è più mancato, quindi insomma c'è stata un po' una conseguenza. Dopodiché la caccia mi ha portato alla bellezza delle azioni dei cani e allora la passione più verso i cani. Poi ho conosciuto Vigorino, che è stato un po' il mio maestro, e da lì ho cominciato un po' con lui. Inizialmente avevamo i Breton, i bracchi italiani, anche gli inglesi ho portato a buon successo. Dopo che mi sono staccato da Vigo ho cominciato la mia avventura e Tosi mi ha portato i suoi primi bracconi e da lì abbiamo cominciato fortunatamente io sicuramente una buona carriera, lui ha avuto i suoi grandi soggetti di grande qualità portati al campionato e via, e continuiamo tuttora.
La passione per le razze la si prende di colpo. Cioè, le altre razze si amano perché si vedono, si vede l'abilità, la bravura, la bellezza degli altri cani, ma per questa razza, per il branco italiano, è oltre alla bravura degli altri cani. È un cane unico, lo si vede in casa, lo si vede in campagna, lo si vede a caccia e poi si prende la passione della competizione nelle gare. Naturalmente c'è la necessità di appoggiare questo cane a chi sa fare il proprio lavoro. Il maschio ha l'istinto e la personalità dell'addestratore, capisce il cane, segue il cane e non stressa mai il cane, lo capisce, lo conduce e gli parla come se dovesse parlare ad un bambino. Da un cane tira fuori tutto quello che si può tirare fuori. Naturalmente il soggetto, il cane, che ha le doti. Conoscendo anche le altre razze, spero di conoscerle, mi aiuta molto di più a conoscere più profondamente quelle dove mi dedico di più. Il conoscere il Pointer, conoscere il Setter, il Breton, il Kurzer, aiuta, fossilizzandosi su una razza sola. Non so se la visione poi mi è chiara, invece così ogni tanto, quando sono stufo di vedermi un braco, uno spinone, magari vado in canile, sgancio un Breton, sgancio un Pointer, mi rilassa. Cerco di capire quella razza, più riesce a fare esperienza, più riesce a captare certe situazioni e certe qualità nei soggetti. La passione viene prima di cominciare questo lavoro, poi è logico, la fortuna gioca in modo particolare, la fortuna che arrivino cani importanti fanno anche del dressore un dressore importante. Chi se ne intende, e specialmente a Rebarsio se ne intende, un cane dopo 10 minuti, dopo mezz'ora, sai se è un cane valido, che lo si può lavorare, o se è un cane da tenere a casa o da portare a caccia. Per portarlo alle gare il cane deve avere la mentalità della gara e questo il Rebarsio lo capisce. Ci impiegherà magari del tempo, pazienza, però se c'è il soggetto va a buon fine. Perché Rebarsio, parliamoci chiaro, è uno dei migliori addestratori che abbiamo in Italia e penso anche in Europa per questa razza. Il mio primo spinone è stato il Pippo della Becca, un bellissimo esponente di razza, e poi da lì pian piano altri fino ad arrivare al Biancone che ho qui, che questo è un grande rappresentante di razza riguardante il lavoro. Cane straordinario, mi ha dato grande soddisfazione, me ne darà ancora perché il cane è ancora relativamente giovane. Ecco, la differenza di addestramento che si ha fra il braco e lo spinone non esiste, perché i cani sono simili, hanno praticamente la stessa psiche, lo stesso modo di muoversi via, quindi praticamente uguale. Differenzia solo nel modo di lavoro fra il braco e lo spinone l'eleganza molto più esuberante del braco italiano, lo spinone forse un portamento meno elegante, però molto più redditizio nel lato venatorio, proprio nell'essenza della caccia. Essendo il braco un cane elegante, quindi predilige anche terreni anche forse un po' più facili. Lo spinone è un cane cacciatore, quindi è un cane che rende molto di più nell'ambito dei terreni che abbiamo anche noi qui sulle colline del Po.
continentale italiano lo godiamo dopo una mezz'ora che lui si è scaricato un po' le sue batterie. Quando ha lasciato quella sua stranezza, quei suoi momenti di, così, di incertezza, si mette a lavoro e allora ecco che è il momento più godibile che la razza può offrire. Sia Spinone che Bracco sono due cani resistentissimi, sia anche al caldo, al freddo, non hanno problemi. È evidente che parlando di prove, una prova che dura un quarto d'ora, il cane in quel quarto d'ora però deve essere sempre presente, quindi deve essere allenato oltre la mezz'ora, come minimo, per reggere il quarto d'ora, o anche un'ora per reggere questo quarto d'ora, che deve essere sempre fresco. Queste razze come anche le altre, comunque. Quando ho cominciato a avvicinare il Bracco italiano era ancora nella fase del cane non ben visto, il cacciatore lo evitava, pensava di lui il cane linfatico e bavoso, come in effetti purtroppo era. Poi pian piano ne ho visto proprio personalmente l'evoluzione e forse ho anche contribuito a questa evoluzione nel migliorare e continuare questa razza che è veramente straordinaria. Dicesi la stessa cosa per lo Spinone, che anche lui ha avuto momenti negativi. Ora invece sta emergendo con forza e prepotenza e li abbiamo belli e bravi. Il soggetto può essere iniziato, non so, personalmente a portarlo in campagna sempre e comunque. Diciamo a cominciare a dargli delle nozioni dai 10 mesi in avanti, lì il cane ci saprà dire già dalle prime uscite. Se è un cane che ha istinto cacciatore, quindi è un cane da caccia, bene, si fa un tipo di addestramento rivolto all'attività venatoria, quindi senza tante pretese di stile, di movimenti, via. Mentre se un cane dà l'idea di essere un cane un po' particolare, di avere dei numeri, diciamo, per arrivare a dimostrare, a continuare quella che è la razza, si intraprende un altro tipo di addestramento, molto più rivolto alle qualità naturali che bisogna cercare di fare in modo di far esprimere al massimo possibile quello che il cane ha dentro di sé. Quindi sono soggetti che andranno portati in terreni dove ha possibilità di incontro di selvaggina naturale, selvaggina buona, starne in modo particolare, ecco che lì praticamente il soggetto si sviluppa, se tutto va bene, e allora pian piano comincia un dressaggio idoneo all'impostazione, al lavoro che poi porta al movimento tipico, alla correzione, al rispetto, al consenso, tutte quelle cose che servono. Questo è Time Out dell'Oltrepò, un grande rappresentante di razza, come potete ben vedere, un cane che ha dei profili eccezionali, bellissima testa, un tronco solido, rappresenta proprio in pieno l'essenza della razza, figlio di Zorro con Amelia dell'Oltrepò, e qui andiamo in genetica perché poi Zorro figlio di Serleo, Serleo figlio di Titano, la madre di Zorro era Blanca che era figlia della Giorgia, quindi tutti cani di grande rilievo, la madre che era la Amelia figlia del Basco, Basco figlio di Olmo e di Chiara, tutti soggetti da me fortunatamente preparati, portati ai grandi successi. Andiamo, guarda bene, guarda bene. Bravo, dai, dai. Cane che bordeggia, testa alta, fiuta nel vento, si riesce a reperire qualcosa. Sono atteggiamenti eccezionali. Dai, dentro bene, dentro bene. Vieni, 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 vieni. Dai, dai, bravo, 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 bravo. Dai, dai, dai da bravo, dai da bravo, dai. Andiamo, andiamo. Ecco che adesso allunga un po', questa è la fase che deve fare il cane, va a prendersi il vento che levavamo le spalle e ora rientra a fiutare nel vento. Bravo, andiamo, forza, vedi al collo lungo lo alza, avesse una scala l'alzerebbe ancora di più, tanto per così dare idea di quello che è l'istinto
del continentale italiano di stare con la testa alta, perché più la porti in alto più riesci a reperire a distanza l'emanazione che viene portata dal vento. Bravo, 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 piano, piano, bravo, piano. Porta, vieni! Bravo, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Bravo, 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 bravo! Che bel riporto! Bravo, Ciccio, bravo! Bravo, sì! Bravo, Bravo! Oh, che bella la sternetta, Che bella, Che bella la sternetta! Ma che bella! Bravo, dai, dai, dai! Torna al posto del delitto, visto? Cane, essendo cane da caccia, deve fare l'esperienza a caccia, la caccia fatta, la caccia sparata, anche brutale, la deve fare, perché è lì che prende la venatorietà. La venatorietà non le la diamo andando fuori, facendolo incontrare, facendoli mai abboccare, sparandogli mai, cioè diventa poi un giochetto. Mentre il suo istinto venatorio lo esprime avendo l'esperienza di caccia. Poi da lì si comincia, perché un cane che ha fatto già un'annata di caccia mi permette già di intervenire, di potergli insegnare alcune cose, che sono sicuro che il cane, il carattere se l'è formato e riesce a capire. Un soggetto che invece questa opportunità non l'ha avuto, non posso che insegnargli andare a caccia e non oltre. Quindi guai, il cane da caccia deve cacciare. E poi se ha le qualità vengono fuori. Allì, via, vai, 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 buono. Ecco, nella fase di lavoro del continentale italiano, bracco, spinone che sia, il trotto, diciamo, è l'andatura sua tipica e inizialmente è logico che il cane giovane, avendo esuberanza e via, è la voglia quella di arrivare prima con la mente che con la forza, quindi porta il cane al galoppo. Allora, aiutandolo poi con logici sistemi, che può essere la braga, la cordina che posso usare e via, si porta il cane al ragionamento e al lavoro tipico. Lo richiamiamo. Guarda me. Vieni, vieni. Bravo, bravo, bravo. E vedremo che con l'aiuto della cordina dovrebbe mettersi a lavoro sicuro. Bravo, vai. Vai, 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 bravo, bravo, dai, dai, andiamo, via, 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 via. Bravo, dai, dai. Vai, bravo, vai, 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 vai. Bravo, 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 bravo. Vieni, 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 vieni. Bravo, 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 bravo. Vieni. Bravo. Come avete visto, il cane si è sentito un po' costretto ed ha avuto un calo di energia. Ora riproviamo senza corda a vedere se ha recepito. Arrivando poi solo con la voce, aiutandolo. Vai, bravo, vai, vai così, vai così. Aiutandolo a fargli capire che la sua andatura è questa, anche perché così può arrivare a reperire l'emanazione con facilità e a concluderla nel suo stile di razza. Sia la braga o pastoia che si possa chiamare, o la corda come uso io, sicuramente come tanti altri, non ha niente di coercitivo, ma è solo un aiuto al ragionamento. La coercizione si vedrebbe comunque, perché allora ecco che il trotto, invece di essere un trotto morbido, sciolto, tranquillo, il cane col suo bel portamento sia di testa che il movimento gioioso della coda diventano un po' legnosi, quindi il movimento di coda poco e rigida, il trotto non più sciolto e libero ma piuttosto rigido. Quello dimostra che magari il cane non una grande psiche da continentale, aiutandolo con dei metodi più restrittivi abbiamo il risultato sì di un trottatore, ma come un trottatore non nella sua logica. Questo direi che fra i movimenti migliori che ho, diciamo, sul mio furgone, un trotto bello, lungo, morbido, serrato, un buon movimento di coda e un bel portamento,
Il padre stesso suo, che era Camillo di Cascina Croce, un cane con una classe immensa, ed ecco che il soggetto, il figlio, che è Quasimodo di Casa Massima, rispecchia in pieno la genetica. Speriamo che continui. Non possiamo paragonare questo movimento con il movimento di un cane rigido. Questa è l'essenza della morbidezza. Che poi possa avere meno energia di un tipo di cane, d'accordo, ma il bracco è questo. Questo non può non piacere, ma perché questo è naturale. La braga mi è servita come suo padre, l'ho messa poche volte, e boh, poi basta, lo coordina, sono cani sensibili, un ragionamento loro lo fanno, ed ecco che il dressaggio viene anche più facile avendo un soggetto così che ragiona. Conoscendo la razza ti comporti a dovere. Un cane che è legnoso, ha una psiche nervosa, non si sa mai cosa si può fare, perché non ha una logica. Pur essendo dei cani grandi, grandissimi cani. Ecco, questa è una cagna giovane, di un anno non ancora, Wappa di Padule Longa. E niente, è la seconda volta che gli metto la braga che dal lato mio, come vedete, è una cosa molto semplice, un collare con un anello, un filo di nylon e due elastici all'estremità. Ora però verificheremo allo sgancio senza braga, vediamo com'è, visto che la canina mi ha già dimostrato qualità di razza notevoli, quindi cominciamo a cercare di farla ragionare ancora di più, e con l'uso di questo sistema, insomma, via. Ale, via! Ale! Brava, brava, vai, 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 vai. Brava, Ciccia, brava. Brava, brava, vai, 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 vai. Brava, Ciccia, brava. Allora, anche atteggiamenti. Dai, dai, brava, dai, brava, dai, brava, dai, 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 dai. Brava. 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 Dai, dai, dai. Brava, 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 brava. Dai, 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 dai. Non c'è, via, 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 via. Sì, è probabile o qualcosa. Però che è stato importante è l'atteggiamento e la risalita. Ma che meraviglia! Prendete questa azione che è straordinaria, guardate che roba! Cagna di un anno, guardate che roba! Però senza nessuna costrizione per capire qual è il trottatore naturale. Questa è trottatrice naturale. Quindi la braga mi serve quel poco per aiutarli in più, ma senza nessuna pretesa. Vieni, vieni bello, vieni. Il movimento di coda è eccezionale. Portamento di coda e portamento di testa abbinano anche al movimento. Tutto è perfetto, questa è una canina che stimola. Guarda, va che roba, va che roba. Vede questi atteggiamenti sul vento, lei adesso ha messo il naso al vento e si fa trascinare. Questo è proprio il momento clou, diciamo, dell'espressione di razza. Stamattina la braga a lei non serve. Guarda, ma che atteggiamenti sul vento. Adesso queste cose lei le fa perché è tutto naturale, tutto istintivo. Poi quando capirà, e se viene a capire il discorso, gli saranno più facile, perché lo farà anche apposta. Ma adesso quello che lei fa, lo fa ma magari senza saperlo, perché gli è istintivo. E sicuramente è una cane di, a parte che la classe, la qualità, questa è assoluta, ma sicuramente ha dei numeri che, se tutto va bene, tireremo fuori qualcosa di importante, speriamo. Ciao, vieni, ti fai legare. Brava scemetta, toh. Così mi piace. Quindi la braga gli basterà pochissimo. Sicuramente non in un terreno così, quando vado a selvaggina e via, ecco che allora là l'intesa del lavoro supera di gran lunga quello che può fare ora, ecco che allora la può aiutare per capire che quegli atteggiamenti lì, più li fa e più ha facilità di incontro. Ecco, come si vede, la braga, installandola, diciamo così, è semplicissimo. Si mette agli arti posteriori l'elastico. Ecco fatto, il nostro cane è già preparato. Vieni. Ciao, vediamo. Dai. Piano, piano, piano. Ali, vai, 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 vai. Adesso è un po' timidino, sono le prime volte. Bravo, 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 bravo. Però vedete già l'uso. Vieni, Tai, vieni! Bravo, bravo, bravo!
Bravo testone! Bravo, 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 vai, 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 vai! Vai, vai così, bravo, 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 bravo così, vai! Vai, 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 vai! Ecco, come avete visto, il cane comunque si è imbastito in questo modo, è in condizione di galoppare, può galoppare benissimo, che essendo morbida, gli dà solo l'idea di essere un po' legato ed ecco che allora questo suo movimento gli diventa più facile e aiuta molto. Adesso questo è un soggetto legante, come avete visto, appena si è messa la braga ha tirato di testa ed ecco che i risultati ci sono, insomma, via. Molto semplice. Poi c'è anche una cosa che mi fa onore, nel senso che questo sistema, questa braga qui è stata inventata a Bressano Bottarone, dove abito io, ed è stata inventata, diciamo così, dal mio maestro, che è stato Rino Vigo. Avendo avuto lui all'epoca un cane che si chiamava l'Ir 2 dei Ronchi, un cane di una certa esuberanza, con una classe immensa, gli è venuta quest'idea particolare di uno spago qualsiasi legato agli arti posteriori. E poi è saltata fuori sta braga che ci ha dato possibilità di lavorare questi cani odierni con questo loro modo esuberante d'andare, con un movimento, mettendo in risalto poi il movimento particolare. Un cane con un carattere normale da poeta arrivava subito qui, pom, pom, a decidere che cos'è sta storia. Lui no, lui ci deve ripensare, magari un'ora che vi vede, però allora cosa preferisce? Girare al largo, poi magari viene. Ecco, le grandi visioni che hanno bisogno di ragionamento, invece il cane istintivo che decide subito da farsi. Ogni razza ha le sue e sono belle per quello, cioè altrimenti un cane di 30-35 kg, se non avesse di queste straordinarie elegantezze e ragionamenti, a chi può piacere? Il continentale italiano è questo, il cane deve decidere sì, però con il ragionamento. Ed è anche la sua difficoltà a volte di dressaggio paragonato alle altre razze. Ciò non vuol dire che non sia un cane precoce, anzi, ha bisogno un po' più di cure, un po' più di attenzioni, però poi del resto sono cani, cari come gli altri, rispondono perfettamente alle esigenze anche in età giovanile. Una volta che ha capito, lui fa, però bisogna sempre ricordarglielo, ma non perché lo dimentica, perché a volte magari gli viene in mente di ritornare ad essere più cuccioloni. Ma sono cani che hanno la loro psiche, il loro ragionamento, e va rispettato perché questa è la loro peculiarità, quindi guai. Così. Eccoti, bravo, 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 piano, piano, bravo. Ecco, la corda serve anche, vede, avvicinarsi al cane, magari se avesse voglia di aggredire l'animale, mettendo il piede cerco di fermarlo. Bravo, bravo Raulino, Adesso piano, e qui entra in funzione la bacchetta, in caso che il cane voglia avvicinarsi troppo. Terra! Terra! Bravo! Aspetta che provo a riprenderla. Lo riportiamo all'incontro manualmente. Vieni, vieni, vieni. Bravo, 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 bravo. Ecco, piano, piano, piano. Bravo Raul, fermo, 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 terra, bravo, bravo, sì, bravo, sembra semplice ma comunque non è, vieni, vieni, bravo. Questa è una fra le più belle bracche roane che ci siano ora in circolazione, non perché mia è nata da me, ma perché veramente la è.
Questa è la meglia dell'Oltrepò, accoppiata.